Vado da Borghi perché vorrei sapere la Lega come si comporterà, cioè questa mozione, lei non è in Parlamento, Borghi però ovviamente è un esponente di peso della Lega, e c'è questa mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, ne era stata annunciata anche una dalla Lega, vorrei sapere se voterete quella del Movimento 5 Stelle e comunque che cosa contestate. In che modo ci sarebbe il conflitto di interessi e che cosa contestate al ministro Boschi? Ma io, se fosse possibile, volerei un po' più in alto rispetto alla signora Boschi. E No, dopo voliamo sinceramente. anche altissimo, però No, perché siccome bisogna partire è il dal danno, no? Parlamento Non che è che. E no, capito, però quello la bisogna firma, no, partire dal scusa. danno, perché se no non si capisce perché stiamo qua a parlare di sfiducia della Boschi. Cioè, vale a dire, è successo qualcosa. È successo qualcosa, vale a dire, c'è successo il crack di una banca. Ma attenzione, in Toscana c'è stato molto di peggio rispetto al crack della Banca Etruria, cioè c'è stato il Monte dei Paschi. Perché adesso noi stiamo parlando della Boschi e quindi del possibile conflitto di interessi e così via? Perché per colpa del governo, e ci aggiungo anche i governi precedenti che hanno consentito che in Europa venissero fatte delle cose a nostro danno, purtroppo, mentre nel Monte dei Paschi si è messa una pezza, in questo caso, abbiamo messo per strada 150.000 risparmiatori. Ma la cosa peggiore, nel caso non ve ne steste accorgendo, non sono solo questi 150.000, perché uno dice, vabbè, finito qui. Ma se non ve ne state accorgendo, sta venendo minata la fiducia in tutto il sistema bancario italiano. Io sto vedendo un disastro che sta così, dipanandosi davanti ai miei occhi, e ho paura, ho paura. E quindi, se questa potentissima donna ha consentito che si arrivasse potenzialmente a un disastro di cui ne parleranno i libri di storia, se qua non ci mettiamo una pezza subito. E allora purtroppo non sarà mica tanto ricordata come una persona, proprio al di là proprio degli aspetti processuali di conflitto di interesse, proprio andando a monte del perché ci preoccupiamo perché qua purtroppo questo governo, di cui questa signora, se è così potente, non potrà certo chiamarsi fuori dalle responsabilità, ha fatto un disastro. Ha fatto un disastro. Il fatto che ci fosse dentro suo padre, poi dopo, nella banca centro, diciamo così, dell'origine dello scandalo, rende ancora più grottesca la situazione. Non peraltro. Sul fatto del perché chiedere le dimissioni e così via per conflitto di interesse, su via. Immaginate se fosse stato di parte politica avversa. Fallisce una banca, fallisce perché i riferimenti a certe cose del passato non stanno proprio in piedi, di fallimenti non ce ne sono stati. Ma qui invece fallisce una banca lasciando per strada degli obbligazionisti, cosa mai successa in Italia, perché se no sembra che è uno dei tanti fallimenti. Ecco, in Italia non è mai successo che uno che aveva un'obbligazione bancaria, seppur subordinata che sia, ma in ogni caso un'obbligazione bancaria, rimanesse senza i propri soldi, senza i propri risparmi. Ecco, se fosse stata una banca se questo fosse successo a seguito di un atto di un governo di centrodestra, dove nel consiglio d'amministrazione di questa banca in dissesto stava il padre, il figlio, il fratello, cose di questo tipo, di un ministro della Lega, del centrodestra, cose di questo tipo, siate sinceri, cosa sarebbe Sì, però successo? allora quindi voterete questa o presenterete un'altra, ci sarà un'altra mozione della Lega di sfiducia? Sicuramente noi saremo per le dimissioni del ministro Boschi, chiunque sia la mozione presentata. Se ce ne saranno due, ne voteremo due. Che non era mai successo, cioè che è la prima volta che non c'è un salvataggio, tenuto conto che il salvataggio del Monte dei Paschi di Siena è avvenuto in tutt'altro modo con quelli che si chiamano Monti Bond e con diciamo, soldi che sono stati ridati allo Stato. Salvataggi ce ne sono stati parecchi nella storia bancaria italiana e mondiale, così come ci sono stati molti casi in cui i risparmiatori hanno anche subito perdite. Sicuramente, per esempio, in molte banche popolari che sono fallite, che sono state commissariate, i detentori di quote delle banche popolari, che sono azionisti, non sono dissimili dai sottoscrittori delle obbligazioni subordinate di queste banche qua. Per
tra l'altro due sono popolari e due non sono dissimili, ex, uno è debito, l'altro è l'altro è capitale, casse di risparmio, le perdite le hanno subite. Diciamo, oggi siamo in un regime diverso. Scusi, ma no, sa distinguere la differenza fra un'obbligazione e un'azione o no? Io sì. Allora cosa dice che non sono dissimili? Scusi, sono tra secolo. Però se lascia finire Borghi, poi dopo fa tutte le sue obiezioni. Oggi siamo in un regime diverso e la procedura di risoluzione di queste banche è avvenuta sulla base di una nuova legislazione che chiama in causa non soltanto gli azionisti delle banche, ma anche i detentori di obbligazioni subordinate in questa prima fase. A partire dal 1 gennaio del prossimo anno anche gli obbligazionisti ordinari, cioè quelli che hanno una normale obbligazione, verranno chiamati in causa, e verranno chiamati in causa anche i depositanti con depositi di entità superiore a 100.000 euro. Quello che è stato fatto con questa risoluzione, che è stata scelta, diciamo, il timing della risoluzione è stato scelto anticipatamente per limitare la platea di clienti chiamati in causa, quindi circoscriverla per quello possibile, data la nuova normativa che è stata perché approvata però che dal Parlamento europeo con il concorso dei rappresentanti anche della Lega. Italiani. Anche della Lega, certamente, però... anche della Lega? Il Parlamento europeo stiamo parlando. Adesso non facciamo credere che questa normativa l'abbia voluta o votata la Lega. No, l'hanno votata tutte quante le forze politiche italiane, anche... No, la Lega no. Vi siete astenuti? No, attenzione, ma perché qui, anche qui, non so, perché non è che uno si deve sempre bere tutte le cose? Allora, erano due direttive, quella più globale hanno votato contro, anche in questa seconda mozione hanno votato contro, qualche parlamentare, dato che le mozioni erano totalmente confuse, come spesso succede nel Parlamento europeo, a detta stessa della presentatrice della mozione, Ferreira, dice non si capiva che cosa si votava, qualche parlamentare della Lega, non capendo, si è astenuto. Scusate, lo faccio anch'io in Regione Toscana. Quando il Presidente Rossi manda una legge così da votare in due giorni, io, non avendo la possibilità di sapere che bene nei dettagli che diamine c'è dentro, mi astengo. Va bene, è una precisazione. Cosa ben diversa dire che l'hanno voluta. No. Ricordo che quando il governo Monti intervenne con un prestito al Monte dei Paschi di Siena di 4 miliardi, con interesse questo prestito intorno all'8%, quindi altissimo, la Lega nelle piazze gridava ai cittadini italiani, i contribuenti non devono salvare la banca. Quindi bisogna capire, allora gridava che l'intervento, che non era dello Stato ma era un prestito, era sulle spalle dei contribuenti. Adesso invece si scandalizza perché esistono dei problemi riguardo la maxi tangente. Fammi finire. Riguardo alla massa tangente, che peraltro non è stata trovata, e quindi anche su questo sbagliavate per la terza volta. L'ha scritto anche adesso c'è un provvedimento. Allora, è dimostrato che il ministro Boschi abbia assunto provvedimenti per favorire la banca di suo padre? Allo Stato no. Se lo dimostreranno, allora si aprirà un'altra partita, ma allo Stato parlare di conflitto di interessi francamente mi pare fuori dall'evidenza. Allora, diciamo, sgombriamo il campo per un momento da questa... E quel piccolo comma che tutela i vertici della banca, delle quattro banche in dissesto, messo dentro nel copioso decreto? Ho capito, ma quello non è un decreto, lì bisogna vedere quali sono le responsabilità personali del ministro Boschi. Perché allora si dovrebbe rimettere tutto il governo. No, allora, mi perdoni, cosa? Ci sono quattro banche in dissesto. Il governo fa un decreto per, virgolette, salvarle, facendole salvare i risparmiatori, e nel mentre che azzera i risparmiatori, e ripeto, lo fa per una volontà politica, non perché era inevitabile o così, questo tipo fare altro, Borghi, mette dentro un comma che impedisce la rivalsa nei confronti degli amministratori. Allora, intanto... Scusi, mi sembra che un piccolo vantaggino gliel'abbia dato. È nel mirino della politica in questo momento la vigilanza? È un capro espiatorio possibile o è una responsabilità reale? Mi sembra evidente che se succede un disastro chi doveva vigilare delle responsabilità ne ha. Però vedete, in economia le cose non è che sono sempre così lineari. Bisogna capire se il disastro è provocato da una decisione politica inevitabile,
e allora poi dopo la vigilanza allarga le braccia. Facciamo un esempio. Nella famosa estate dello spread, tutte le banche italiane erano in crisi. E lì però la vigilanza non è che aveva più di tanto responsabilità, perché molto banalmente con una decisione sempre politica, scellerata, europea, che rischia di essere il prodromo di quello che sta succedendo adesso, fu deciso di far fallire i titoli di Stato della Grecia. Questa cosa ingenerò quella roba che ci ricordiamo, vale a dire la crisi di fiducia sul debito sovrano. Molto banalmente la gente dice: ma se sono falliti i titoli della Grecia, potrebbe capitare anche a quelli dell'Italia. Ma avevano detto fino a ieri che erano sicuri, per non saperne leggere né scrivere, li vendo. Sì, andiamo all'oggi però, perché è una questione particolare, più precisa. Certo, risultato però cosa successe? Successe che tutte le banche avevano i titoli di Stato in portafoglio, non perché fossero rischiosi, ma sono diventati rischiosi e le banche sono andate in sofferenza. Adesso invece cosa succede? Succede che le banche stanno andando in sofferenza perché, molto banalmente, oltre a casi di malaffare, semplicemente l'austerità, e anche questa è una decisione politica, sta facendo fallire l'economia reale. Sì, però va bene, scusi, se fallisce l'economia reale, facciamo una cosa, che lei risponda prima alla domanda, perché sennò non si capisce niente. La domanda è, secondo lei è colpa, adesso lasciamo perdere tutta la questione dell'economia e l'euro, però stiamo parlando di Banca Italia, della Consob, secondo lei hanno delle responsabilità, c'è qualcosa da rivedere, è l'obiettivo di una battaglia politica della Lega, è il responsabile secondo lei? Questa è la domanda che le facevo. Sì, la Banca d'Italia è responsabile nello specifico nei casi Etruria. Stiamo parlando di queste banche, non stiamo parlando. Era ancora più responsabile nel caso Montepaschi, ma perché ha dato l'ok all'acquisizione dell'Antonveneta, ma è responsabile anche per il caso Etruria, perché se nel 2013 aveva già completato un'ispezione e la banca aveva delle caratteristiche di totale insolvenza come sono adesso, altro che non avere poteri di rimuovere il management, doveva subito commissariare e iniziare poi dopo una procedura. A partire da gennaio, se c'è un buco in una banca, debbono rispondere gli azionisti in ordine, gli obbligazionisti e poi anche i concorrentisti che hanno un conto superiore a 100.000 euro. Mi sembra una scelta giusta, perché significa che, mi pare giusto perché significa che io cittadino che pago le tasse non ho il problema di farmi carico che un'azienda privata, perché si tratta di una società, di una SPA. Ma io cittadino sono se anche cittadino risparmiatore, qualcuno... Presidente, ma cosa dice? Io il cittadino risparmiatore viene garantito in questo quadro. Bocchi, lei è un professore, deve leggere, viene garantito in questo quadro da un fondo, per l'appunto, delle banche stesse a cui si attinge, sì, un fondo nazionale, un fondo bancario pagato dalle banche a cui si può attingere per far fronte. Ma non si rende conto, ma devono pagare anche altri. Questo fondo deve coprire, e la vera questione politica, che è, quindi fino a 100.000 c'è un fondo che è stato fatto da tutte le banche, che garantisce chi ha fino a 100.000 euro. Oltre 100.000 si contribuisce fino a un massimo dell'8%. Quindi i correntisti non hanno poi tutte queste preoccupazioni. Allora, intanto è giusta la notazione. Questo è giusto aggiungere. Cercate di far leva sulla paura. Un momento. Ve lo dico io perché è un'illusione. Perché un fondo interbancario è una garanzia delle banche fra di loro, che se per caso falliscono non garantiscono nulla. Questo è terrorismo. Ci sarà un motivo per cui in America questa stessa garanzia è fornita? Scusate, se parlate insieme non si capisce niente. Secondo la Lega dovrebbero essere aiutati tutti con fondi dei contribuenti, cioè se non ci fossero gli ostacoli, le normative sugli aiuti di Stato, nel mondo ideale che lei immagina, o comunque quello che dovrebbe, che cosa fareste se foste al governo? Come salverebbe questa situazione? Guardi, io ho delle mie proposte che sono sul piatto da anni, quando si stava iniziando a fare questa normativa scellerata.
E partono da un presupposto che quello che non si paga adesso si paga dopo, perché uno non può pensare che ora io non pago, come giulivamente dice il governatore Rossi, io non voglio far pagare i contribuenti e quindi che si arrangino i creditori. Perché se la gente non ha la fiducia poi dopo, grazie a questo sistema, di poter dare i soldi in banca, ma cosa crede? Da dove arriveranno poi dopo i soldi che la banca dovrebbe prestare all'economia reale, quindi alle banche, alle imprese? Se la banca non riceve i soldi perché la gente non si fida, neanche li presta. Però le rovescio, e poi dopo le rovescio la domanda. Le rovescio la domanda. Le però... dico cosa farei io. Sì, le dico sì. Cosa farei io. Allora, nel mio mondo ideale ci deve essere... totale copertura da parte della Banca d'Italia, quindi da parte dell'istituto d'emissione dei crediti nei confronti della banca. Cosa succede? Succede che in caso di fallimento, se per caso una banca fallisce, allora si accertano le responsabilità e si manda in galera il management, così sistemiamo il cosiddetto moral hazard. La banca, la parte degli attivi viene venduta sul mercato e quindi sistemiamo anche la concorrenza per evitare di nazionalizzarle, quindi chi ha fatto bene la banca potrà comprare quindi gli attivi della banca che è stata gestita male. Quello che manca per compensare i crediti dopo l'incasso della parte buona della banca deve essere messo dall'istituto d'emissione, perché evidentemente non ha vigilato. Così facendo risolviamo il moral hazard, risolviamo la concorrenza e risolviamo l'affidamento dei cittadini. Sentiamo cosa ne pensa il professor Guiso. Uno deve chiedersi se, rispetto all'alternativa dove il risparmiatore è meno tutelato, cioè meno assicurazione, e il contribuente invece è meno investito, qual è dei due sistemi che funziona meglio e quanta vigilanza uno può comprare con questo tipo di sistema, e se effettivamente ottiene quello che uno vuole ottenere, cioè disciplina sulle banche e costi limitati per l'erario. Ovviamente se è ex post, una volta che una banca è fallita, si solleva il putiferio, vengono fuori i partiti di varia natura, di destra, di sinistra, di centro, e dicono dobbiamo salvare i risparmiatori, ovviamente diciamo e li mettiamo in capo alle casse dello Stato, siamo punto e a 12, capo. Quindi diciamo il problema è quanto un governo può resistere alle pressioni ex post una volta che accade un fallimento bancario rispetto alla pressione che c'è quando fallisce una banca. Questa è un po' la domanda che non si deve porre. Lei, il nostro test è abbastanza interessante. Il governo può resistere a una corsa degli sportelli, perché a questo punto come è possibile pensare che i risparmiatori possano essere responsabilizzati nel sapere che cos'è, se una banca è solida o no? Vabbè, allora, ma lei sa se una banca è solida, lei che è professore? Ma quando... è fallita la vostra banca, no? Il crack della banca Euronord, giusto? Credi Euronord. Ecco. Non è fallita. Beh, insomma, come dire, ci sono state perdite pazzesche, ma il vostro comportamento qual è stato nei confronti degli amministratori e dei correntisti di quella banca? Perché quello fu un grosso problema. E quando Tremonti insisteva con le fondazioni, e guai, perché se la Lega non aveva le sue banche sembrava che cascasse il mondo. Ma forse parliamo di un'altra Lega, o forse c'è stato un cambio di mano, oppure forse c'è la memoria in questo paese, che è veramente un privilegio, è così corta che non ci si ricorda. Le rispondo volentieri, guardi, non avrei problemi a dire che nel passato della Lega ci sono stati degli errori, nel caso non ce ne si sia accorti Salvini... è segretario dal 2013 e io entro in Lega con Salvini, e quindi in sconfessate teoria posso, Maroni e Bossi. Posso anche dire che in passato ci sono stati gli errori, ma nel caso del Credito Euronord, che sicuramente è stata un'iniziativa imprenditoriale andata malissimo, i promotori, diciamo, di questa banca hanno avuto delle perdite che sono stati ripianati e ripagati dalla Lega Nord stessa, quindi dai parlamentari, perché la banca non è fallita, non ci sono stati obbligazioni non pagate, la banca è stata assorbita dalla Popolare di Lodi, quindi non c'è stato nessun fallimento della banca.
i promotori che hanno comprato le quote hanno avuto un calo ovviamente del valore delle loro quote, perché quando un'impresa imprenditoriale non va bene, ovviamente chi ci ha provato poi dopo perde soldi, e i militanti sono stati ripagati per il 70-80%, mi dicono, non è una cosa che ho seguito io, direttamente dal partito Lega Nord, dai dirigenti della Lega Nord. Quindi quello, per carità, non è stato una gran cosa, se devo essere sincero, come iniziativa imprenditoriale. Perdoni, il fatto di essere un antico partito non comporta che tutto quello, di non aver mai cambiato nome, diciamo così, non comporta che tutto quello che di passato c'è stato poi dopo deve essere addebitato a un nuovo management, perché sennò allora ricominciamo con i luoghi comuni, e penso che ogni partito ne abbia. Come si risolve? Lei ha preso anche le distanze, ha criticato il caso Credi Euronord e anche il salvataggio che è stato fatto, però volevo chiedere anche a lei come si risolve, perché anche la Lega è un partito che sul territorio ci sta, questo legame, il legame, diciamo, quello più pericoloso, più scivoloso che c'è tra la politica e le banche sul territorio. Insomma, se è un problema che anche la Lega si pone, sente... Ma io penso che le banche nel territorio abbiano fatto più bene che male. Io penso che certe zone del nord, del nord-est, ma la stessa Milano, insomma, senza la sua banca del territorio, che inizialmente era del territorio e poi dopo si è snaturata in mega istituti, non avrebbero potuto fare la crescita che hanno avuto. Poi dopo, per carità, se uno con il coltello ogni tanto ci può uccidere qualcuno, non è detto che per quello uno deve tornare a mangiare con le mani. I controlli devono essere fatti, però la banca del territorio, cioè vale a dire un qualcosa che sa le esigenze del territorio e che tutto sommato con questo territorio cresce, secondo me è una cosa bellissima che non deve assolutamente essere dispersa in modo tale che la Popolare diventi un SPA e poi magari venga comprata da un cinese che poi dopo magari decide di chiudere tutto perché non gli va bene il piano industriale. Io penso che no, il territorio debba assolutamente avere le sue banche. Dico soltanto una cosa, è l'ultima volta che ritorno sull'argomento: se fino adesso l'Italia, bene o male, è diventata un paese prospero con questo sistema e nessuno ci ha mai lasciato dei soldi fra gli obbligazionisti e fra chi prestava dei soldi ad una banca con fiducia, stiamo molto attenti, perché cambiare le regole, chi ci dice che non si finisca malissimo? Io temo molto questa cosa che sta venendo fatta, perché minare la fiducia che deve avere il risparmiatore nelle banche, e ripeto, non ha nessun modo di sapere la solidità della banca, e non solo, una solidità della banca ora è solida, ma se per caso arriva una notizia sul giornale che magari è infondata e noi facciamo balenare nella gente che i suoi soldi possono essere a rischio, ma cosa credete che fanno? Che stanno fermi lì o scappano tutti da un'altra parte? Si è parlato delle venete, io ho visto adesso un sacco di titoli di giornale che dicono che mettono nel mirino le banche venete, ma scusate, stiamo facendo una cosa pericolosissima, perché a quel punto, se poi dopo la gente scappa da una banca rispetto ad un'altra, poi dopo crea il danno, non è la causa.